Ciao a tutti Riperiani, benvenuti in una puntata non più di Riperiani Basic ma di Riperiani Normale. E oggi voglio parlarti di una nuova feature che è comparsa in una delle ultime versioni di Reaper. Non so nemmeno in quale, me ne sono reso conto solo ora e volevo condividerla con voi perché è molto molto utile. Praticamente fa in automatico una cosa che io facevo in manuale, e quindi meno tempo uso attorno al programma, più tempo uso per fare la musica e più sono contento. Sei d'accordo con me? E allora benvenuti Riperiani in sessione. Dal Reaper 5.17, non so se anche prima, ma penso di no, c'è una nuova funzione che è fichissima. Che cos'è? Che cos'è questa nuova funzione? Allora andiamo a fare un loop, giusto proprio così di piacere. Lo gluiamo, lo spicciamo. Oh! Ok, un pessimo loop. La cosa figa che possiamo fare è che se noi selezioniamo le due tracce, ora che l'abbiamo realizzato e abbiamo verificato che non clippa, che non, è molto importante che non clippi, possiamo fare clic destro e dire Move track to new subproject. E lui mi creerà un nuovo progetto con questo audio, che vedete però non è un wave, è un punto RPP, cioè è un progetto. E mettiamo che io chiudo la sessione di prima. Se io faccio doppio clic, lui mi riapre la sessione dove ho creato questa clip. E la posso anche modificare. Ok? Qui rimane comunque uguale, ma qui andrà strecciata. E volete sapere la vera magia? Facciamo che la chiudiamo. Se io la riapro e la modifico, tipo tolgo e tengo solo le percussioni e la salvo con un Ctrl S, lui la riscrive. E me la ritrovo cambiata di qua. What? Ogni volta che salvo lui mi riaggiorna il file. What the fuck? Le applicazioni. Avere cose molto complicate, come in questo caso, e poterle semplificare in una sola clip. Ma soprattutto magari se l'avete più volte. Sto pensando, che ne so, agli effetti in un film. Se avete un effetto che fa una laserata, lo fanno vedere in un film di Sound on Sound. Se io adesso vado a cambiare questo, lui me le cambierà tutte. Stessa cosa se invece vado a ripristinarlo, lui me lo ricambia in tutte. Questo è veramente, veramente comodo. È una specie di super freeze. Cioè, come voi potete frizzare una traccia, cioè digli clic destro, potete renderizzarla e mutare l'originale o frizzare la traccia, lui la scrive e ve la blocca. In questo metodo, invece, se voi fate un di tutta una traccia, ovviamente, move to new subproject, lui creerà un nuovo sottoprogetto che potete spostare e modificare. È incredibile, è una feature che non ho visto in nessun altro, programma. Non penso che esista in nessun'altra DAW. Se esiste un'altra DAW che fa quella roba qua, scrivetemelo nei commenti perché sono molto curioso, perché Pro Tools non lo fa, Logic non lo fa. Sapete chi fa una cosa simile? Vegas con i video. Potete salvare un video e caricarlo come un video intero in un altro progetto. La cosa ancora più figa è che ovviamente funziona anche con qualsiasi MIDI. Lui renderizzerà il MIDI e vi ritroverete. Quindi è comodo, ad esempio, se avete delle parti molto complesse, le potete renderizzare, chiudere la traccia, quindi liberare RAM e processore e usarlo come wave. In qualsiasi momento lo vogliate modificare, basta fare doppio clic e lui tirerà su la sessione. Questa è un'idea veramente della Madonna. Ed è un po' quello che facevo io quando facevo una new project tab, e da qui registravo qua all'interno e andavo poi a portarmi nella sessione più grande. Ora posso non perdere. Perché poi una volta che la chiudi, basta, è persa, a meno che te la salvi, tipo metti tutti i numerini. Invece così non la perdete mai, è fantastica sta roba. E volevo condividerla con voi, perché è proprio forte.
Tra l'altro il tema di default non si può guardare, il 4.0 rimane il migliore, secondo me. Rimane ancora quello più leggibile, il default fa veramente schifo. Ok, grazie a chi ha contribuito economicamente a Ripperiani Basic, mi sono arrivate... Qui in realtà un po' di donazioni sono utilissime, soprattutto per comprare sempre videocamere e computer per montare video, sono sempre utili a questo canale. Grazie mille a tutti, grazie ancora. Ci vediamo alla prossima puntata, dove magari vediamo un po' di mixati ancora per voi professionisti. Invece su Ripperiani Basic continueremo il nostro tragitto settimana prossima. Ok? Grazie ancora a tutti e vi salutano anche le mie occhiaie. Non male, eh?